Intro, check, intro 1. Matte sta sistemando la bici, ma soprattutto... Ve l'ho promesso. Oggi, signori, si fa l'attacco al Giro d'Italia. Ma, dettaglio, parte transizione incredibile. Non proprio tutta la tappa del Giro, perché quella sono 200 km, io non ho né la gamba, né il fiato, né il cuore, né il tempo, né la voglia. Ma neanche il culo, probabilmente, per soffrire così tanto. Per tanto. Quindi facciamo solo l'ultimo pezzo. In realtà l'ultimo chilometro è 8, ma quel chilometro è 8 iconico, cioè così. E prima dobbiamo fare il passo Eira per raggiungere quel pezzo, quindi andiamo duri. Facciamo vedere i bicipiti. Allora, se partì, ecco, vedo già brivido. Allora, è giusto dire che nessuno di noi due in realtà è un ciclista professionista, ma ci dilettiamo in questo periodo anche tanto, cioè tanto, ma neanche amatoriale, ma neanche tantissimo, perché... però abbiamo passione, che come si sa nella vita è fondamentale. Non siamo neanche amatoriali, e lo dimostra il fatto che siamo sulla ciclabile, non in strada. Partiamo proprio già così, dalle basi. Beh, dai, abbiamo già fatto 2,5 km e sono già cotto. Sì, ma non manca tanto. No, no, esatto. E voi, l'abbiamo già messo dietro. Allora, da qui non c'è più discesa. In realtà non c'è più neanche piano. È tutta salita fino in cima, non so quanti chilometri sono esattamente, ma l'importante è sempre la solita cosa. Non mollare, mai. Porca miseria, che fatica questo spoglio. Occhio allo spogliarello. Occhio che esce il completo mottolino. Ah già. Porca miseria. Ma che spalle c'hai, io? Ma cosa sei? Una bestia. Siamo caldi. Sta per partire il com qua. Parte qui. Vai, il passo Eira. Sì, anche non così. Basta, schioppa. Ma io non vado oggi. Con una modesta tiratina a 32 all'ora in salita. Ah, ma io di solito la faccio con la velocità lì, solo che oggi voglio aspettarti. È che a me brucia la gamba adesso. Non è ancora calda. Le spalle non fanno male. Beh, io metto le mani avanti. Oggi sono andato tutto il giorno in bici. Ieri sono andato in palestra, ho fatto gambe. Quindi, le catene ce le hai? No, me l'ho già detto 20 volte, boia. Quasi finito i rapporti, com'è possibile? Attenzione, primo tornante. Muoio. Ah. Allora, diciamo che l'approccio non è proprio dei più morbidi, cioè stiamo tirando. Forse è il caso a breve di iniziare a gestire un po', perché la salita ripida non è ancora neanche iniziata. Io non riesco a parlare, però se andiamo così forte. Ho le formiche ai piedi. Possiamo anche rallentare un po', Sì, non abbiamo rallentato però. L'abbiamo detto, ma non l'abbiamo fatto. Che passo? Ah beh, non stiamo andando su piano, C'ho il casco che mi va giù. Che palle. Fidati, recuperiamo sto pezzettino qua. Sì, perché dopo è una merda. Gara! Perché oggi non sono in forma, se no eravamo attaccati, Ma ci vedo la cima! Sì, magari. Io vi ricordo che questa qua per me è la prima volta che vado su, quindi non so assolutamente cosa mi aspetta. Cosa mi aspetta io? Brutto. Diego Caverciasi. La buona durante le nostre prestazioni. Sì, pronto? Sì. Sentiamo dopo. Ciao. Raga, è arrivato Diego. Dopo andiamo a salutarlo. Ma adesso performance. Una buona strategia è fare lo strappo qua per vincere. Sì. Che idea di merda. Che idea di merda. Però ho dato lo strappo. Io mollo. No, mollo, non mollo un cazzo. Rilancino. E da qui, ragazzi, inizia la salita per la vera. Ma te sei matto? Se questo è l'inizio, io lo dico e vado su a piedi. Sono già finiti i rapporti. Ma sono finite davvero le marce. Ian, hai avuto un'idea di merda. Vai piano. Sì, ma io non vado su di così. No. Sto per svenire.
e qui finisce quella bella cosa chiamata inerzia. Se sei matto, ma mai più che vengo fa una roba del genere. Se sei matto, ah! No, no, io non ce la faccio. Qui è dove ci è passato davanti Pogacar al giro e andava come una moto. Guardate l'atleta! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Questo penso sia il pezzo più brutto. Dai che spiana. Strabello fare il zigzag, non mi diverto. No, no, non vado. Non funziono. No! No! Abbiamo uno che molla. Curati. Non potete capire. Supera sulla la fine. Quella roba lì non la tocco più fino almeno ottobre. Ma vaffanculo, che fatica. Così bello che hanno riaperto gli impianti. Allora, 60 minuti, bravo. Allora, avevo appena filmato tutto il pezzo della reaction, ma non si è filmato. Quindi faccio un recap breve. Non ha senso sto pezzo. È proprio... Non va in bici. Non va in bici qua. Cioè, dai dei colpi di piede per farla arrivare sopra. E raga, se aveste visto come sono arrivati su quelli del Giro d'Italia, vi assicuro che più che contenti di essere arrivati in cima vi sentireste umiliati. Un po' come mi sento io adesso. Bene, adesso già. Adesso ti batti in discesa. C'è su questa rietta così frizzantina, ci andiamo subito che sennò prendiamo freddo e poi soggiorniamo in fondo. Bene, adesso le cose non so se sono più belle, perché andare giù di qua con la bici a strada non è bellissimo, però sicuramente meglio che salire. È meglio che salire, un po' come assicuro. Comunque io non so se da qui prende, non penso perché le telecamere appiattiscono. Ma vai, stoppi. Ma la mia non frena così tanto. E tra l'altro fuori un ditino. Andiamo, duri! Oh, ciò che buchiamo. Facciamo le sponde. E scusami, vuoi non fare due paraboliche con la bici da strada? Ma è ovvio che le dobbiamo fare. Buchiamo sicuro. Vai duro! Mani sotto! Sì, mani sotto! Salto! Qua c'è qualche sasso in più, Salto! Guarda il ginocchio! Qua c'è il Giarin! Sto ghiaiettino qua è brutto. E adesso giù a tutta! Strapas! Ho più adrenalinico che far down! Wow, 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 wow! Frena! Ne larga, chiude! Il Giarino, occhio, pompa dentro e siamo duri. Oh, si è saltato allora. Oh, madonna, che trampo mi si leva davanti.
avanti. Guarda il ginocchio. Madonna, se vado forte, vecchio. Ci va al collo. Adesso sentiremo il motore mentre passiamo nel tunnel. Sembrava di essere a Monaco. Oggi facciamo un po' di slide. Hai visto lo slide? Porco cane. Adesso l'obiettivo è arrivare sull'albergo con l'inerzia. Mollo anche qua. Ah, watch out! La dinamicità. Madonna, se siete soliti voi. Allora, attenzione, perché Diego è appena arrivato dal judging del Crankworx e ci ha appena spoilerato un sacco di cose che non si possono dire. Ma è roba solo di per alto livello. Alto livello. Alto livello. Sai chi è di altissimo livello? La gamba di. Sì, raga. Allora, questo video termina qui. Ma c'è una cosa importante che voglio dire, che non so se è un insegnamento, ma è in realtà il senso del video, ovvero chi se ne frega se non si sanno fare le cose, chi se ne frega se è la prima volta, l'importante è provare e farlo, perché noi non siamo dei ciclisti professionisti, come si può vedere. Sembriamo però. Sembriamo, ma sti cazzi. Volevamo fare l'attacco al passo, l'abbiamo fatto comunque, veloce o lento non importa, l'abbiamo fatto e io sono contento così. Quindi con questa cosa qua vi saluto, mi raccomando, un commentino qua sotto se il video vi è piaciuto, un like e se evito di stamparmi qua è meglio. Iscrivetevi al canale, quindi da Livigno e da me e Ferro è tutto. Studio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, pennata! Incredibile!